Il documento è vincolante per i parlamentari? Il documento è un documento chiaro dal punto di vista politico, nell'indirizzo che ha dato alla fine di un dibattito molto articolato e chiaramente interpella la responsabilità di tutti. Dopodiché non siamo una caserma, siamo una comunità che discute, ma siamo una comunità che quando discute e poi decide sa essere conseguente. Ma l'astensione sua, che è anche capogruppo alla Camera, che significato ha? Che bisogna continuare a discutere, ragionare per trovare una sintesi ancora più avanzata ed evitare spaccature. Le conseguenze politiche sono che da domani mattina porteremo avanti gli emendamenti che abbiamo presentato al Senato. Siamo riusciti a far scrivere che le risorse per gli ammortizzatori sociali per i precari sono aggiuntive e non era scritto nella delega. Siamo riusciti a far scrivere che si riducano i contratti precari, sebbene la dicitura è ancora molto molto debole. Non c'è nulla invece su altri punti per noi importanti, a partire dalla legge di stabilità e sulla possibilità per il lavoratore licenziato senza giustificato motivo di poter essere reintegrato al lavoro, rimane una posizione per noi che per noi non va bene. Abbiamo ribadito che i gruppi parlamentari hanno un'autonomia, nel PCUS la linea del partito si trasmetteva in modo meccanico ai gruppi parlamentari, per fortuna non siamo in quella situazione. Con questo documento è la fine dell'articolo 18? Con questo documento è sostanzialmente eliminato l'articolo 18, è scritto in modo molto chiaro e per noi non va bene. Se tu stai in un partito in cui l'80% delle persone la pensano diversamente da te e tu decidi di disconoscere quel vincolo, insomma, poi uno si guarda allo specchio e trae le sue conclusioni, secondo me. Fossi io avrei un problema, diciamo, mettiamola così. È un documento di indirizzo, dopodiché in aula al Senato ci sono gli emendamenti e quindi immagino che chi li ha presentati li sosterrà. Questi emendamenti potranno essere anche riproposti alla Camera. Gli ammortizzatori sociali, 1,5 miliardi di euro servono appena a coprire con 700 euro al mese per un anno 178.000 persone, sicuramente non quei milioni di disoccupati anche del lavoro precario. Non è la fine dell'articolo 18, c'è questo punto del licenziamento economico che secondo me è un punto che dovrebbe essere ancora affrontato. Un documento votato dalla direzione del partito naturalmente è molto importante per i democratici. Ho detto che Grillo trae le conseguenze delle dichiarazioni che i rappresentanti della minoranza fanno da alcuni giorni, cioè da una parte che questa è una riforma fascista e non so cos'altro e che dall'altra si tengono le mani libere per votare come vogliono. E lui giustamente gli dice: se è così ci vuole poco, mandate a casa al governo Renzi, mi sembra assolutamente logico dal suo punto di vista. Ma se la minoranza del PD non si allinea alla disciplina di partito... Intanto la minoranza ha votato in 4 modi diversi, non ha partecipato al voto, ha votato a favore, si è astenuta e ha votato contro, quindi faccio fatica a capire di che cosa lei mi stia parlando. Le nozze con i fichi secchi non si fanno, non mai. Ci sono i soldi. Vabbè, i soldi non ci sono, io ho chiesto con Fassina, con Civati, con Cuperlo, di mettere insieme la riforma del lavoro con la legge di stabilità, perché penso avesse più senso e fosse più serio. E non è stato accettato questo modello, mi auguro che possa essere accettato anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, vediamo, la discussione è ancora aperta. Per questo lei ha votato no? Ho votato contro, certo. Adesso che succede? Adesso non succede niente, c'è un tanto rumore per nulla, la delega rimane vaga, non è stato chiarito il testo normativo, se ci sono altri strumenti, se c'è la volontà di fare altri emendamenti, tutte le cose che ho chiesto io. Sai quando io faccio le domande che c'è quel rumore di vuoto e nessuno risponde? Ma sono le domande sincere. Noi avevamo chiesto chiarezza, testi di legge e copertura della legge di stabilità. È tutto ancora vaghissimo, abbiamo fatto un grande casino, perché la parola è tecnica, sui media. Renzi ieri da Fazio ha fatto dichiarazioni che sembrano quelle di Berlusconi del 2002, io le ho segnalato, come dire, filologicamente, gli attacchi ai magistrati, ai sindacati, il fatto, diceva, l'imprenditore decide, non deve essere un giudice, insomma l'articolo 24 della Costituzione è chiaro, per dire che siamo arrivati a una tensione esagerata per poi trovarci una direzione nella quale tutti hanno tenuto le loro posizioni. Il lavoro è un dovere, non è un diritto. Anche questa, quando la Fornero disse una cosa ancora meno impattante, poi si scusò, spero che anche Renzi nei prossimi giorni voglia spiegare. Un mezzo passettino indietro l'ha fatto Renzi, senza ammetterlo neanche sotto tortura,
ha ripreso di quell'articolo 18 che voleva sbaragliare, di quella reintegra che non ci doveva più essere, ha ripreso un pezzetto. Secondo me non funziona. Vi ricordate quando Renzi diceva ad Alfano cosa parli a fare dell'articolo 18, non è una priorità? Era Renzi di agosto, non del 72, diciamo. Senta, ma lei al 25 di ottobre la manifestazione della CGIL ci sarà? E io sì, mi tengo libero.